Buongiorno chitarristi, io sono Filippo e oggi andremo a vedere insieme un pochino di accordi. Abbiamo parlato in passato di canzoni da fare, modi in cui poter eseguire gli accordi per renderli più interessanti, ma abbiamo sempre dato per scontato che noi gli accordi li sapessimo già fare bene. Oggi allora andremo a vedere qualche trucchetto e qualche errore da non fare per migliorare i nostri accordi. Cominciamo! Bene, partiamo proprio dall'inizio inizio, ok? Generalmente quando si iniziano a fare gli accordi, il primo che ci viene presentato, il più facile di tutti, è il Mi minore. Lo vediamo un attimo insieme così ne parliamo. Che è quinta corda, secondo dito, secondo spazio, quarta corda, terzo dito, secondo spazio. Questa è la nostra posizione. Primo errore da non fare. Ci sono sei note da suonare? Sì, devo sentire sei suoni. Non possiamo permetterci in un accordo di avere alcune note che suonano o altre che invece si sentono stoppate. Ok? Già dall'inizio, quando vediamo gli accordi per la prima volta, non accontentiamoci. Cerchiamo subito di trovare la posizione migliore. E qual è questa posizione migliore? Allora, le dita che vanno a premere non utilizzano la base del dito oppure il lato, eccetera, eccetera. Si utilizza il polpastrello appena sotto l'unghia, più o meno come riferimento. Vado a mettere giù le dita e le mie dita non saranno schiacciate, ok? Tutte spremute contro la tastiera, no. Vanno a costruire il cosiddetto ponte. Le dita si vanno a inclinare, ok? Perché se no, se tengo le dita schiacciate, stoppano le corde che ci sono sotto. Quindi, prendo la mia posizione, punta delle dita, ponte e suono. Sei suoni ci sono, tutti e sei, e iniziamo già benissimo. Bene, questo era il primo consiglio. Probabilmente tanti che suonano già magari da un pochino di tempo lo sapevano già. Però vi invito a rimanere perché l'ultimo consiglio è quello che nessuno vuole dirvi perché è estremamente potente, ma lo vedremo dopo. Il secondo consiglio che andiamo a vedere insieme riguarda il cambio di accordi. Prendiamo sempre il nostro Mi minore e di fianco ci aggiungiamo un amico, un Do maggiore. Adesso, nel caso ideale, ovvero nel caso in cui abbiamo una canzone lentissima, in cui possiamo fare il cambio di accordo in tutto il tempo che vogliamo, il problema non si pone. Però, in un pezzo tipo, che ne so, Samarcanda, di Roberto Vecchioni, in cui ci sono dei cambi di accordo velocissimi, La maggiore, Mi maggiore, La maggiore, da fare al volo. Quindi, com'è che io mi devo predisporre per una cosa del genere? Uno, la mia testa deve essere già a conoscenza di quello che succede, ok? Cerchiamo di non vivere lo spartito come un paraocchi che faccio un accordo alla volta, eccetera, eccetera. Giusto fare quello, l'accordo che sto facendo in questo momento, mi concentro. Però la mia coda dell'occhio, chiamiamola così, deve essere già predisposta a vedere quello che avviene dopo e di conseguenza, dopo che la mia testa ha capito quello che c'è da fare, anche le mie mani devono essere pronte. Com'è che si preparano le mani a una cosa del genere? Se io ai nostri accordi faccio ancora un pochino fatica a fare i cambi velocemente, o posso allenarmi come un pazzo e diventare fenomenale, oppure si può fare un piccolo furto, ma piccolo, perché invece magari di fare durare il mio accordo tutto il suo valore, posso staccarlo un momentino prima per andare a prendere il mio accordo che viene dopo. Invece di fare, prendiamo come riferimento che i nostri accordi durano i due, facciamo 1, 2... È logico che è più bello sentire un accordo che dura esattamente tutta la sua durata, però se facciamo un po' fatica la soluzione potrebbe essere fare 1 e mezzo, 1 e mezzo, ok? Quello 0,5 lo rubiamo per fare il cambio di posizione e arrivare precisi sull'accordo che viene dopo. Bene, arriviamo adesso nel terzo consiglio, forse il più tecnico di quelli che vi daremo oggi. Allora, noi sappiamo che quando andiamo a vedere gli accordi, li cerchiamo sul nostro libricino degli accordi su internet, ce li dice il nostro amico, eccetera, eccetera, cerchiamo di memorizzarli così perché è più facile ed è giusto. Però le posizioni degli accordi non sono la Bibbia, tolti qualcuno che vabbè, si fanno così e basta. Possiamo, abbiamo il diritto e il dovere qualche volta di provare a cambiarli. In che senso? Prendiamo come riferimento, cambiamo accordi adesso, La maggiore e Mi maggiore, vedete le posizioni ora, e la canzone di riferimento è proprio Samarcanda. Samarcanda com'è che inizia? 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3. C'è questo cambio, La, Mi, La, che è velocissimo.
E se magari uno non è proprio ferratissimo, fa molta fatica a fare la, mi, la, cambiandoli così velocemente, perché le nostre posizioni, ovvero indice medio anulare, indice medio anulare, indice medio anulare, non ci lasciano molto scampo. Dobbiamo cambiare tutte e tre le dita. Però vediamole in questo modo, e questo poi vi serva, diciamo, di spunto, da spunto anche per gli altri brani e altre occasioni per cui potrebbe accadere. Se il nostro La maggiore lo facciamo, invece di utilizzare indice medio anulare, con medio anulare mignolo, ok? Il nostro Mi maggiore sarà un pochino più comodo, perché devo solo spostare due dita e aggiungere l'indice. Allo stesso modo, quando devo tornare sul La, devo solo spostare due dita e aggiungere il mignolo. Ok? Quindi uno anche che non sa suonare la chitarra deve solo guardare, quindi guardate e basta. Mi sembra molto più comodo fare questo piuttosto che fare questo. Potrebbe sembrare una stupidaggine, però quando siamo in difficoltà su un brano, provare anche una diteggiatura alternativa potrebbe salvarci la vita. Siamo finalmente arrivati al quarto, ultimo e attesissimo ormai dall'inizio del video consiglio. Raccontiamoci una storia, dai. Ero in macchina l'altro giorno, ho sentito questa canzone, bellissima ragazzi, me ne sono innamorato. E allora sapete cosa faccio? La voglio imparare a suonare con gli accordi, così me la canto anche, no? O con i miei amici gliela faccio sentire. Vado sul mio sito di accordi di fiducia, tra l'altro Accordi Spartiti nel Cuore, fantastico come sito, ci vado, guardo gli accordi, no, mi cadono le braccia, un sacco di bemolle, un sacco di barré, che per noi che siamo neofiti della chitarra, il barré vuol dire sciagura, istruzione, piatti, vabbè, dici, difficile, però ci provo, dai, ci provo, passo di 10, 20, mezz'ora, un'ora, non c'è verso di farlo uscire, allora sai cosa c'è? Butto dentro, non la faccio più, no, no, facciamo un passo indietro, vedo che c'è pieno di barré, e di bemolli e che sono difficili. Sai cosa posso fare? All'inizio, spesso nei miei siti di accordi c'è questa voce chiamata traspositore, che uno non è che c'ha tanta voglia di schiacciare sti bottoni, perché uno non sa bene cosa fanno. Beh, te lo dico io, il traspositore è diventato il vostro nuovo migliore amico, perché dal punto di vista tecnico il traspositore ha dei più e dei meno di fianco. Cosa fa? Più o meno 1, più o meno 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera. Io sto spostando la tonalità del brano, sto muovendo di semitono in semitono, più 1, più 2, quelli che sono gli accordi del brano. E quindi i miei accordi cambiano. Cos'è che ci interessa a noi di questa cosa qui? È che se magari il mio brano ha 5, 6 accordi con il barré, difficilissimi, anche perché magari suona da tanto e la mano si affatica, con questi 16 più o meno posso andare a trovare una tonalità in cui di magari di barré ce n'è uno, o addirittura di barré non ce ne sono più. E sai che bella cosa che diventa allora suonare un brano dove ce n'erano 6 e dove ce ne sono 0? La differenza è tanta. Quindi il consiglio è: siate curiosi, ci sono i bottoni e schiacciamo sti bottoni. Si sa mai, come abbiamo scoperto adesso, che ci salti fuori una versione in cui prima il nostro brano non lo suonavamo più perché era troppo difficile. Invece adesso la faccenda è diversa. Me lo suono, me lo canto e sono anche contento di quello che sono riuscito a fare. Perché? Perché ho trovato una tonalità che è molto più comoda per quello che devo fare io. Bene chitarristi, questi erano i 4 consigli per migliorare i vostri accordi. Mi auguro davvero con tutto il cuore che almeno uno di questi 4 punti vi aiuti a migliorare come chitarristi e migliori anche le vostre schitarrate quotidiane. Mi raccomando, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, altri spunti, altre cose di cui poter parlare, ma le vedremo in seguito. Vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e nei commenti fatemi sapere se queste cose le sapevate già, se avete scoperto qualcosa di nuovo e soprattutto se magari conoscete altro che magari io non ho detto, qualcosa che qualcuno vi ha insegnato, che avete letto in giro. Condividiamo il nostro sapere con tutti e cerchiamo di arricchirci. Detto questo, io come sempre vi ringrazio un sacco e ci vediamo ad un prossimo video.